Ebbene ragazzi, cosa potrebbe mai accadere nell'universo cinematografico Marvel dopo Avengers Endgame? O per meglio dire, dopo Spider-Man Far From Home, che è il film che uscirà proprio come prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe il 10 luglio 2019. Un po' di teorie io ne ho e ho deciso di parlarne con voi in questo video. Tanto la recensione di Avengers Endgame l'ho girata e l'ho già caricata sul canale. Io vi ringrazio perché sto vedendo che la state seguendo, state commentando, insomma, grazie mille. Sono ancora curioso di sapere la vostra, quindi per tutti coloro che stanno guardando questo video ma che ancora non hanno visto la recensione di Endgame, sappiate che spulciando indietro sul mio canale troverete la mia recensione e preferirei che vedeste quella prima di continuare con la visione di questo video. Per tutti quelli che invece stanno guardando questo video senza aver visto Avengers Endgame, io vi consiglio spassionatamente di chiudere qua la visione perché da ora in avanti io spoilererò, quindi dall'inizio alla fine del video ci potrebbero essere spoiler non solo su Avengers Endgame ma proprio su tutto l'universo cinematografico Marvel, quindi se non avete visto i film io vi consiglio di chiudere questo video. Io vi ho avvertiti, uomo avvisato, mezzo salvato. Quindi parliamo un po' intanto di Spider-Man Far From Home. Ci avete fatto caso, ragazzi? Nel primo trailer non si notava se il film fosse un prequel, se fosse un sequel di Endgame. Inizialmente ancora non si capiva. Infatti, per tanti, e io ero il primo, per tanti Spider-Man Far From Home sarebbe stato un prequel, proprio perché al termine di Infinity War, Peter, insomma, era uno dei tanti che trovavano la morte per lo schiocco di dita di Thanos e non mi aspettavo che già in Spider-Man 2 avremmo potuto rivederlo in vicende seguenti a Endgame. È ovvio che ero convinto che non sarebbe morto, proprio Spider-Man ucciderlo dopo Civil War e Homecoming mi sembrava fuori dal mondo e Infinity War mi sembrava fuori dal mondo, infatti non è morto, però con mia grande sorpresa quando è uscito il secondo trailer di Spider-Man abbiamo tutti scoperto che si svolgerà proprio pochissimo dopo le vicende di Endgame, quando ancora la morte di Tony Stark è bella fresca, quando ancora lui sta tanto male e gli sembra di vederlo ovunque. Cos'è che è interessante del secondo trailer di Spider-Man Far From Home? Beh, che intanto scopriamo che Mysterio arriverà da un universo parallelo che si è creato da una realtà alternativa che si è creata per colpa dello schiocco di dita di Thanos che ha squarciato l'universo, dando vita a questo multiverso da cui arriverà Mysterio. Quindi, comunque, la teoria del multiverso con il secondo trailer di Spider-Man Far From Home è andata proprio a far centro. Quindi ora abbiamo la conferma che il multiverso esiste. Il multiverso sarà collegato anche alle diverse linee temporali nate in Endgame. Questo non possiamo saperlo, lo scopriremo. Però comunque è già interessante sapere che questo multiverso esista e che possa regalarci nuovi personaggi. In primis Mysterio, che ancora dal trailer non capiamo bene se sia veramente alleato di Spider-Man oppure no. Ci sono varie dicerie anche sul suo personaggio. In tanti pensano che possa essere un falso amico e che poi in realtà sia il villain principale del film. Chi lo sa, una cosa è certa, dopo Spider-Man Far From Home io ho davvero le idee confuse su quel che potrebbe essere il futuro del Marvel Cinematic Universe. Sono convinto che tutti i nostri componenti del cast, ma più che altro tutti i nostri componenti del team creativo del Marvel Cinematic Universe ci regalino ancora grandi storie. Arrivare all'apoteosi come con Endgame sarà difficile, servirà molto tempo, ma secondo me potremo arrivare a dei film come proprio Endgame, ma servirà del tempo. Però quali potrebbero essere i prossimi progetti? Parliamoci chiaro, i titoli che erano stati annunciati che sembrerebbe che dovrebbero cominciare a girare a breve sono Black Widow, il film stand alone su Vedova Nera, e cominciamo da questo, cominciamo sul film stand alone su Vedova Nera. Allora, sicuramente farà parte della fase 4 perché Spider-Man Far From Home chiuderà il cerchio della fase 3. Beh, un film su Vedova Nera si vociferava da anni e anni.
I registi hanno sempre detto che ancora non era il momento giusto, dopo la morte di Vedova Nera in Endgame, ora è proprio il momento giusto. Quindi sappiamo già che il film sarà un prequel, sicuramente tratterà delle vicende di Vedova Nera legate a Budapest che viene rammentato in Endgame, ma secondo me il film tratterà anche un po' le vicende del suo passato, visto che l'avevano un po' sottolineato in Age of Ultron, però solo a grandi linee. Sappiamo che ha un passato un po' burrascoso, un passato forse dove ha compiuto delle cose non troppo legali e non troppo piacevoli, però ancora non sappiamo nel dettaglio quel che è successo nel suo passato. Sappiamo che ha passato però un'adolescenza davvero brutta. Sarò molto curioso di vedere il film su Vedova Nera su cosa si concentrerà, ma da quel che ho capito sarà uno dei film certi per quanto riguarda la fase 4 e da quel che ho capito alcune riprese le faranno anche in Italia, quindi è sempre un piacere sapere che tornano a girare in Italia. È triste pensare che Vedova Nera non ci sia più, è triste davvero, però un film di questo genere magari può servire per incrementare ancora di più il personaggio, diciamo il background del personaggio. Noi abbiamo sempre saputo poco di Vedova Nera, sin dal primo Iron Man 2 in cui è comparsa per la prima volta. Abbiamo sempre saputo poco, quindi per me è molto intelligente portare avanti un film su di lei. Altro film che è stato confermato è il film sugli Eterni. Gli Eterni io non li conosco, io non leggendo fumetti, avendone letti veramente pochi, non so chi siano, un po' come non sapevo chi fosse Black Panther quando uscì al cinema, un po' come non sapevo chi fossero i Guardiani della Galassia, ma un po' come non sapevo chi fosse nemmeno Thor o Capitan America perché, o Iron Man, perché io ragazzi conoscevo solamente gli eroi diciamo più celebri, Hulk, Spider-Man, non avevo mai sentito parlare se non raramente di questi altri supereroi, quindi ho imparato ad amarli grazie proprio a questo universo cinematografico. Gli Eterni dovrebbero essere questi nuovi supereroi. Non so quali poteri abbiano, non so se avranno dei collegamenti solidi con le avventure degli Avengers oppure no. Comunque sarò molto curioso di vedere questo film perché nuovamente io ripeto che sì, Endgame ha dato una fine alla macrofase iniziata nel 2008 con Iron Man del Marvel Cinematic Universe, ma non ha dato la parola fine al Marvel Cinematic Universe. Il Marvel Cinematic Universe continuerà e continuerà a portare avanti le storie, sì, dei personaggi che conosciamo, per meglio dire di alcuni, ma anche di tanti altri, tipo proprio gli Eterni che non conosciamo. Quindi sono molto contento che il Marvel Cinematic Universe ci presenti anche nuovi personaggi. Altro film confermato, gli Eterni. Poi, quando avremo news, ne riparleremo. Hanno confermato anche un sequel di Black Panther, dovrebbe tornare alla regia Ryan Coogler, quindi troveremo un altro personaggio che già conosciamo. Hanno confermato finalmente Guardiani della Galassia Volume 3 con la regia di James Gunn, dopo tutte le peripezie che erano accadute, James Gunn che era stato licenziato, fortunatamente è stato ripreso all'interno del team creativo, è stato ripescato dopo il licenziamento e nuovamente sarà lui il regista dei Guardiani della Galassia. Soffermiamoci sui Guardiani della Galassia. Secondo me, dopo gli eventi avvenuti in Endgame, Chris Hemsworth Thor sarà uno dei protagonisti dei Guardiani della Galassia Volume 3. Perché? Allora, sapevamo benissimo che Chris Evans e Robert Downey Jr. avrebbero comunque terminato il loro contratto con il Marvel Cinematic Universe dopo Endgame. Addirittura Chris Evans l'aveva già terminato, ma ha firmato per fare un altro film proprio perché voleva portare a conclusione la storia di Capitan America, perché ci teneva. Quindi loro sarà difficile rivederli. Su Robert Downey Jr. ci metterei una pietra sopra, perché sono convinto non si veda più. Chris Evans, secondo me, in futuro potrebbe tornare, ma ci arriveremo dopo. Per quanto riguarda Chris Hemsworth, zitto zitto, abbiamo scoperto che lui ha firmato per ulteriori film con la Disney, quindi sicuramente uno dei futuri film sarà proprio Guardiani della Galassia Volume 3. Si era già accennato ad un ipotetico Thor 4, forse sempre con la regia di Taika Waititi, quindi magari ci aspetterà un altro Thor un po' burlone, un po' cazzone, ci aspetterà magari un altro Thor molto diverso dai primi due.
sulla linea di quello che abbiamo visto anche in Endgame, ma sicuramente Thor lo rivedremo anche nei Guardiani della Galassia volume 3, perché il finale di Endgame in cui Thor sale sulla navicella insieme ai Guardiani e giocano con Star-Lord a chi debba avere il comando della navicella. Bellissima la scena finale di Endgame in cui con molta serietà Star-Lord nuovamente si classifica, no? come il capitano della navicella, però ovviamente Thor lo percula allegramente. Quindi sicuramente li vedremo insieme, sono convinto che Thor si rimetterà anche in forma, ritroveremo il Thor muscoloso e pompato, ne sono assolutamente convinto, e mi ispira molto l'idea di un Guardiani della Galassia volume 3, dove per protagonista avremo anche Thor. Mi ispira molto Guardiani della Galassia volume 3, anche perché io sarò molto curioso di vedere come proseguirà il rapporto tra Gamora e Star-Lord, perché per il fatto che la Gamora è quella del 2014 e quella del primo Guardiani della Galassia arrivata nella linea temporale nostra originale, visto che l'altra l'originale è morta in Infinity War, sarò molto curioso di vedere se anche la Gamora, no, del passato riuscirà ad innamorarsi e a ritrovare un legame forte e anzi a trovare un legame forte con Star-Lord. Visto che in Endgame Star-Lord si prende una bella ginocchiata nei testicoli, quindi staremo un po' a vedere. Sono curiosissimo. Sono curiosissimo anche del rapporto tra Nebula e Gamora, come proseguirà. Guardiani della Galassia Volume 3, secondo me, ci riserverà molte sorprese. Ci riserverà molte sorprese e sarò molto molto curioso di vederlo. Non vedo l'ora che venga confermata la partecipazione di Chris Hemsworth, perché ripeto, secondo me ci sarà sicuramente. Ma sono molto anche curioso del sequel di Doctor Strange, altro film che è stato annunciato. Faranno tutti parte della fase 4 questi film? Non lo so, però sono curioso perché comunque il primo Doctor Strange a me era piaciuto tantissimo, ma questa volta mi ispira il tutto ancora di più perché Doctor Strange si ritroverà senza la Gemma del Tempo, senza l'occhio d'Agamotto. Insomma, avendo utilizzato la Gemma del Tempo in Endgame, con il fatto che ora poi le gemme sono state tutte riportate nel passato, in un'altra linea temporale, in Doctor Strange 2 il nostro protagonista si ritroverà senza la gemma, che è una delle caratteristiche che si associano a Doctor Strange, quella gemma. Quindi se ricordate anche l'importanza di tale gemma nel primo film, beh, che servì proprio per sconfiggere Dormammu, insomma, qualche domanda potremmo farcela. Come proseguirà la storia di Doctor Strange? Questo non possiamo saperlo, come io non posso sapere come sarà il film su Shang-Chi, non so come si chiami, però questo, da quel che ho capito, supereroe orientale, questo proprio non l'avevo mai sentito nominare nemmeno di sfuggita, segnerebbe l'ingresso nel Marvel Cinematic Universe di un nuovo personaggio insieme agli Eterni. Quindi i nuovi personaggi nella fase 4 dovrebbero essere gli Eterni e questo Shang-Chi. Questi dovrebbero essere i nuovi personaggi che vedremo. Però, a parte dirvi i film che sono stati confermati, cioè questi che vi ho detto ora, cioè, cosa succederà però dopo gli eventi di Endgame? Parliamoci chiaro. Dunque, queste linee temporali che si sono sviluppate in Endgame verranno raccontate? Intanto c'è una differenza di pensiero, ci sono delle fazioni diverse di pensiero sul fatto, relativo alle linee temporali. In tanti pensano che una volta che Steve Rogers riporta le gemme indietro, elimina ogni linea temporale alternativa che si era creata. In tanti, compreso me, pensano che invece sì, riportando le gemme indietro salvi determinate linee temporali alternative, ma che comunque quelle nate in Endgame continuino ad andare avanti.
Abbiamo la conferma che tutti gli eventi che accadono nel passato non influenzeranno il presente, il futuro e così via, cioè non siamo come il ritorno al futuro, è emblematico il discorso di Bruce Banner, te puoi andare indietro, indietro nel tempo può succedere di tutto, ma la nostra realtà non cambia. Infatti abbiamo visto Loki che ruba il Tesseract, Capitan America che dice per scherzo ai Hydra, abbiamo visto Thor che parla con Frigga. Però non è cambiato il futuro, non è cambiato la realtà che tu, non è cambiata la realtà che tutti noi conosciamo. Ora, c'è chi pensa, in base al dialogo fra l'antico e Hulk, che però, riportando le gemme, ogni linea alternativa si eliminerebbe e resterebbe solo l'originale. Secondo me no, o perlomeno, io il film l'ho visto una sola volta, lo rivedrò, non vedo l'ora, però diciamo che secondo me su questo aspetto volutamente i fratelli Russo non sono voluti essere chiarissimi. Hanno fatto apposta, secondo me, sceneggiatori, registi e così via, a mantenere un po' vaga questa cosa, perché magari proprio le linee alternative, le linee temporali alternative potrebbero essere molto utili in futuri film. Se già ci avessero detto si sono autodistrutte quando Steve riporta le gemme, magari noi già sapremmo che no, non potrebbero mai raccontare storie relative a quelle linee temporali lì. Secondo me no, è vero che l'antico dice che è importantissimo riportare le gemme indietro, ma non da quel che ho capito io, almeno per eliminare le discrepanze temporali che si creano, ma per far sì che quelle determinate linee temporali non vadano incontro a problemi enormi, perché comunque noi portando via le gemme lasceremmo tantissime realtà alternative senza le gemme, senza gli oggetti del potere. Come possono andare avanti i nostri eroi senza le gemme del potere? Quindi è ovvio che Steve Rogers riporta indietro le gemme per salvare tutte le varie linee temporali. Questo io ho capito. Poi magari mi sono sbagliato perché il film, ripeto, è molto vago su questo aspetto. Magari poi nei futuri film ci verrà spiegato esattamente che Steve Rogers, avendo riportato le gemme, ha eliminato qualsiasi linea temporale che si era creata nel film Endgame, quindi quella in cui Thor parla con la madre, quella in cui Loki scappa col Tesseract, quella in cui Capitan America combatte con se stesso e dice ai Hydra. Magari Steve Rogers ha riportato le gemme e tutto è tornato alla normalità. E esiste solo una linea temporale. Però secondo me non è così. Ripeto, è molto vago il discorso fra l'antico e Hulk. Anche i Russo hanno confermato che entrambi hanno ragione e sono rimasti anche loro molto vaghi sull'argomento. Perché, ripeto, secondo me in futuro potrebbe riservarci delle sorprese questo argomento qua. Quindi staremo a vedere. Io sul web vedo la gente proprio che discute. C'è chi dice no, Steve ha riportato tutto alla normalità. No, invece le realtà alternative ormai sono state create e continuano ad andare avanti, quindi riportando le gemme, si sa che comunque le linee alternative create possano andare avanti comunque con l'ausilio, del bene e insomma, con l'ausilio delle gemme che, essendo state riportate, portano al bene, al trionfo del bene e così via. Insomma, non fa una piega sia il discorso di Hulk sia il discorso dell'antico. Io sono della fazione che pensa che le linee alternative create ormai vadano avanti. Perché, cioè, nel senso, se io vado nel passato e svolgo un'azione nel passato, visto che il film ci insegna che niente può essere cambiato, resta in quel modo. Cioè, se io sposto le gemme, è ovvio che creo dei problemi, perché lascio una linea temporale, qualunque essa sia, senza l'ausilio di oggetti che portano al bene. Quindi, se io tolgo quelle gemme lì, è ovvio che creo dei casini, però una volta che le riporto, tutto sì torna alla normalità, ma non è che si eliminano quelle diramazioni temporali che sono state create. Quindi, secondo me, c'è davvero un universo in cui Loki ha preso il Tesseract, un universo in cui Thor ha parlato con la madre, un universo in cui Bruce Banner parla con l'antico. Insomma, secondo me ci sono davvero. Poi magari potrò essere smentito, ma non è che sia un errore mio o un errore di un altro. Cioè, magari possa averci preso io, come può averci preso un altro che la pensa differentemente da me. È proprio il film, almeno da quel che ricordo dalla prima visione, che vuole essere molto vago su questo aspetto. Poi ditemelo anche voi. Però se ci fate caso, sul web già sono iniziate le civil war, le guerre civili,
fra fan, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, io piuttosto che dirvi ho la ragione assoluta, vi dico quello che ho capito io, poi magari posso aver sbagliato, magari torno a vedere il film e la penserò in un altro modo. Dopo una prima visione io ho capito questo, anche perché altrimenti sarebbe un po' assurdo il fatto di Capitan America alla fine che riesce a invecchiare così via, perché se lui riporta le gemme apposta e quindi ogni diramazione delle linee temporali viene riportata all'origine, lui non avrebbe neanche potuto vivere una vita con Peggy, con l'agente Carter, quindi... Vabbè, però magari mi potrei sbagliare, vi dico quello che ho capito io, le discussioni sono tante che stanno facendo le persone, vedremo, il futuro magari ci darà delle risposte o magari anche no, perché alla fine quando si tratta di viaggi nel tempo è inutile star lì a dire oh, io la verità assoluta, no, io la verità assoluta ho capito io, no, ho capito io, insomma, e andare a discutere. Quando si tratta di viaggi nel tempo... Non c'è un aspetto realistico da contrapporre a quel che realmente accade nella vita di tutti i giorni, non c'è verosimiglianza, non c'è un aspetto in comune fra la vita di tutti i giorni e la finzione cinematografica. Quindi è inutile giungere a conclusioni affrettate. Nel film, ovviamente, danno delle risposte a delle domande che magari possono essere ovviamente consone, ma danno delle risposte talvolta fuori dal normale, a cui noi bisogna crederci, perché comunque si parla di film fantasy, perché comunque si parla di film dove si tratta l'argomento dei viaggi nel tempo, cioè ognuno nei film sui viaggi del tempo vede qualcosa di diverso, i viaggi nel tempo in Ritorno al Futuro sono in un modo, in Your Name sono in un altro modo, insomma... I viaggi nel tempo creano sempre problemi. In questo film delle risposte le hanno date, secondo qualcuno possono essere risposte forzate, secondo qualcuno le risposte non sono proprio consone. Io cosa vi devo dire? Mi sono seguito attentamente il film, ho cercato di capire al meglio, ho guardato anche cosa hanno detto i russo nelle interviste. Quando hanno fatto anche a loro certe domande, e niente, mi va bene questo gioco, mi va bene le risposte che hanno dato i russo. Capisco che qualcosa può essere forzato, ma ripeto, sto guardando un film che si basa sui viaggi del tempo, quindi cercate di capirmi, io non è che sto guardando Gomorra e quindi voglio il realismo puro, sto guardando un film sui viaggi nel tempo, quindi che sia buona la versione ragionata da me, che sia buona la versione di un altro, differente dalla mia, alla fine a me andrà bene tutto. Magari lo scopriremo in futuro, magari no. Alla fine non è comunque importante saperlo, perché altrimenti non si capisce Endgame. Endgame, anzi, è molto chiaro. Certo, avrebbe bisogno di qualche magari chiarificazione in più, ma nemmeno troppo, perché comunque è un film che si capisce che lascia qualcosa, qualche argomento molto vago, proprio perché secondo me potrà essere approfondito in futuro. Tipo ad esempio, la linea alternativa in cui Capitan America invecchia, una linea alternativa, una cosa accaduta che ha fatto discutere tutti. Il finale di Endgame di lui che balla con Peggy, finalmente hanno fatto questo ballo. Secondo me, come hanno detto anche i russo, quella storia lì potrebbe essere raccontata in un ulteriore film del franchise. Quindi, secondo me, Chris Evans, magari non ora, ma anche fra 10 anni, potrebbe tornare per raccontare quella determinata storia. Certo, racconterebbero una storia di una realtà alternativa, però di una realtà alternativa dove abbiamo il nostro Capitan America originale, anche perché quello di quella determinata realtà alternativa a quei tempi era ibernato. Quindi, secondo me, già cosa succederà dopo Avengers Endgame? Ci metto la mano sul fuoco che prima o poi Chris Evans tornerà e verrà raccontata la storia di lui con Peggy. Non penso tramite serie televisiva, secondo me verrà proprio fatto un film, quando magari cominceranno un po' a scarseggiare le idee. Non so quali siano i piani per il futuro del Marvel Cinematic Universe, però sapendo anche che la Disney ha comprato la Fox, i mutanti verranno ovviamente portati sul grande schermo. Giustamente ci sarà un recasting, ovviamente gli X-Men ricominceranno da capo perché comunque fanno parte di un universo che ormai sta per finire con Dark Phoenix e meno male, cioè nel senso, meno male non verranno utilizzati gli stessi componenti del cast che tutti noi conosciamo perché già la gente fa fatica a seguire il Marvel Cinematic Universe. Figuriamoci se poi la gente dovesse vedere dei film che non fanno parte di quell'universo ma che
alla fine subentra in corsa per questa acquisizione. Alla fine è giusto ricominciare tutto da capo. Sarò curiosissimo di vedere l'ultimo film sugli X-Men, sempre se poi non uscirà anche New Mutants, che comunque dovrebbe far parte della saga degli X-Men. Però vabbè, ricominceranno tutto da capo. Come potrebbero introdurre gli X-Men o come potrebbero introdurre anche i Fantastici 4? Beh, nella recensione di Endgame io dicevo che magari grazie proprio a questa cosa delle linee temporali diverse e con la nascita del multiverso, potrebbero far sì che gli X-Men arrivino dal multiverso. Certo, da un lato potrebbe essere una soluzione consona, dall'altro lato invece a me piacerebbe che gli X-Men fossero proprio presentati non da un altro universo, cioè mi piacerebbe proprio che fossero sullo stesso nostro universo, sulla nostra Terra o comunque nello spazio dove volete, ma non che arrivino da un altro universo. Questa cosa qui, sì, alla fine magari mi colpirebbe anche, però se dovessi scegliere preferirei che magari ce li presentassero come hanno presentato qualsiasi altro personaggio, senza che arrivino da chissà quale universo sconosciuto, che già mistero scopriamo essere appartenente di un altro universo, ad un altro universo, quindi per gli X-Men gradirei qualcos'altro. Poi magari faranno davvero parte del multiverso e li presenteranno in un modo talmente bello che mi metterò le mani nei capelli dalla felicità, però staremo un po' a vedere. Sicuramente in 5 anni, in Endgame c'è un salto di 5 anni, in 5 anni il gene mutante potrebbe essere attecchito, potrebbe aver attecchito comunque. Chi lo sa che qualche gene mutante non sia già presente sulla Terra? Come li presenteranno i mutanti? Come presenteranno i Fantastici 4? Questa è un'idea che mi continua a... Questa è una, diciamo, è un dubbio che mi continua a passare per la testa. Sono dell'idea che i Fantastici 4 e gli X-Men non verranno presentati nella fase 4. Sono sicuro che verranno presentati a partire dalla fase 5 come minimo, perché comunque se già nella fase 4 abbiamo lo stand-alone su Vedova Nera, Doctor Strange 2, Black Panther 2, Gli Eterni, Guardiani della Galassia Volume 3 e Shang-Chi sono già 6 film, sempre se usciranno davvero, sono già 6 film, io non penso che ripartino subito con il botto presentando questi mutanti, anche perché non se ne sa niente, non sono stati fatti ancora recasting, non è stato fatto ancora alcun casting, quindi secondo me dovremo aspettare altri 4-5 anni per me prima di vedere. No, 5 anni forse no, ma 3-4 anni secondo me sì, per poter vedere i mutanti, gli X-Men, e per poter vedere anche i Fantastici 4. Certo, sono convinto che continueranno i film su Spider-Man. È anche vero che Spider-Man, come vediamo nel trailer, ritrova tutti, ritrova i suoi compagni del liceo, quelli che noi abbiamo conosciuto in Homecoming. Quindi questo ci fa capire, ci conferma che anche loro sono stati in questa sorta di morte apparente causata dallo schiocco di Thanos, e quindi ovviamente hanno 5 anni in più tutti, ma ripartiranno dalla seconda superiore, cioè nel senso saranno alle superiori, mentre magari altri sono già al college o laureati, loro dovranno ripartire da dove erano rimasti. È bello vedere che comunque, anche se sono passati 5 anni, i nostri ragazzi scomparsi sono rimasti uguali, perché in quella realtà lì 5 anni comunque non passano velocemente come in realtà passano, cioè 5 anni, un po' proprio come nel regno quantico, passano in un attimo, come ci dice Spider-Man in Endgame. Infatti è sempre giovanile Peter Parker, è sempre giovanile. Dovremo vedere come sarà sua zia, vabbè, a parte lei era giovane già prima, però sono molto curioso di vedere anche come affronteranno le vicende del giovane uomo ragno. Sono curioso di vederlo, poi il sequel ambientato anche a Venezia, io non vedo l'ora di vederlo davvero, e sarò curioso di vedere quanti altri saranno i collegamenti con Endgame, perché Spider Far From Home sì, è molto collegato ad Endgame, però poi come proseguirà la cosa non lo potremo sapere, anche se sono convinto che Spider-Man, Black Panther, ma anche i Guardiani della Galassia avranno molti altri film, e ovviamente anche Captain Marvel. Gli ultimi personaggi che ci sono stati presentati, Captain Marvel, i Guardiani della Galassia, tutti
che ci sono stati presentati da un po', però insomma. Ancora, secondo me, loro avranno il loro bel da fare nel Marvel Cinematic Universe proprio per me come Ant-Man. I personaggi che dovremo abituarci a salutare, a parte Robert Downey Jr., che secondo me non vedremo più, perché ok, se volessimo potremmo tornare indietro nel tempo a riprendere l'Iron Man del passato e portarlo qui, ma non sarebbe l'Iron Man originale. Parliamoci chiaro, è vero, neanche Gamora è la Gamora che noi tutti conosciamo originale perché viene da un'altra linea temporale, però allo stesso tempo con Iron Man è diverso, potremmo fare allora lo stesso anche con Vedova Nera, ma sconvolgeremmo il tutto, sconvolgeremmo, faremmo un casino dell'80, ok? Non esiste l'effetto farfalla, ma si creerebbe comunque un connubio di casini incredibile. Quindi secondo me Iron Man è morto, ma, sentite quello che vi sto per dire, secondo me rivedremo Gwyneth Paltrow, la nostra Pepper Potts nei panni di Iron Girl, che già in Endgame era pazzesca, è bellissima la scena in cui lei combatte con l'armatura a fianco al suo amato. Secondo me lei la rivedremo perché è un personaggio che potrebbe regalarci tanto. Non dico che faranno un film standalone su di lei, ma sono convinto che quando ci sarà il futuro film sugli Avengers, che magari si intitolerà New Avengers, lei sarà presente perché è un personaggio emblematico, carismatico e secondo me la rivedremo. Che poi prima o poi possa esserci anche un film standalone su di lei, ho i miei dubbi, perché comunque non penso abbia un background che debba essere raccontato, anche perché abbiamo visto tutto di lei nei film su Iron Man. Però lei con il personaggio da supereroina di Iron Girl la rivedremo, ne sono convinto. Su Chris Evans, se su Robert Downey Jr. sono sicuro, su Chris Evans invece ho i miei dubbi. Ok, è scaduto il contratto, ma vi ho già detto che secondo me potrebbe tornare. Potrebbe tornare magari per raccontare qualcosa che è accaduto nella linea temporale alternativa, perché ormai lui è vecchio, anche volendo non può far più niente. È molto curioso il fatto che lui abbia lasciato lo scudo a Falcon. Tutti sospettavamo che l'avrebbe lasciato se proprio sarebbe dovuto accadere il soldato d'inverno, a Bucky. In realtà lo lascia a Falcon. È difficile un po' da pensare Falcon con quello scudo, però cosa succederà? Prenderà il posto di Capitan America. Faranno un film standalone su Falcon? Beh, potrebbe essere perché se diventa il nuovo Capitan America, ma secondo me dovrebbero trovare proprio la storia giusta. Io vorrei capire cosa è successo in quella linea alternativa in cui Chris Evans, in cui Capitan America è stato con Peggy. Secondo me quella verrà raccontata. Magari nella fase 6, però ci verrà raccontata. Sono molto curioso, davvero tanto, tanto, tanto curioso di vedere come proseguiranno le storie di questi personaggi. È scontato che faranno Black Panther 2, è scontato che faranno altri film su Black Panther, altri film su Doctor Strange, altri film su Spider-Man, altri film su Captain Marvel. Captain Marvel spero possa fare più breccia nel mio cuore nei futuri film, perché il primo non mi era piaciuto più di tanto, sì, carino, ma niente di che, mi aveva abbastanza deluso. Spero che nei prossimi film possa essere diverso, perché già qui in Endgame Captain Marvel mi è stato un po' su coglioni, però mi è piaciuta di più. E vedremo un po' come potrà proseguire il tutto, anche perché parliamoci chiaro, i viaggi nel tempo, se volessero, potrebbero continuare a farli, visto che Hulk ha creato, insomma, questa nuova piattaforma per poterli fare, visto che alla fine rispedisce nel passato Captain America. Volendo, i viaggi nel tempo li potrebbero fare, e quindi volendo anche Robert Downey Jr., anche Tony Stark si potrebbe ritrovare, ma per me sarebbe un'idea troppo assurda quella, cioè allora non finiremmo mai, perché basta tornare nel passato, riprendere il personaggio e riportarlo avanti. Quindi secondo me i viaggi nel tempo li continueremmo anche a fare, però non sarà una cosa facile, non sarà una cosa che vedremo spesso, secondo me. Le gemme, secondo me, non le riprenderemo più, o perlomeno sarà difficile sentir parlare ancora delle gemme, sarà molto difficile. Anche perché utilizzando le gemme avete visto il casino che accade, cioè, c'è morto anche Tony Stark, Hulk si è quasi distrutto un braccio, Thanos, vabbè, lo sapete. Quindi, secondo me le gemme non saranno più fondamentali nei futuri film, magari saranno fondamentali in altre linee alternative. Linee alternative che sì, potrebbero essere esplorate, alcune sì, altre no, magari in futuro potrebbero
davvero porre fine a tutte le linee temporali e lasciare solo la nostra che conosciamo? I miei dubbi anche su questo, staremo a vedere. Certo, mi sembrerebbe un po' strano se magari poi io non vorrei che, come cominciano a scarseggiare un po' le idee, i nostri registi, i nostri sceneggiatori cominciassero a buttarci lì sullo schermo le storie delle diverse linee alternative. Così facendo non finiremmo mai. Quindi mi auguro che il Marvel Cinematic Universe continui ad avere sempre buone idee, ottime idee per andare avanti, sì, magari soffermandosi sulle linee alternative più importanti, tipo quella in cui Captain America sta con Peggy o quella in cui Loki ruba il Tesseract, ma non che magari continui poi il Marvel Cinematic Universe a mostrarci storie di linee alternative che, essendo alternative, ci interessano proprio alternativamente, sì e no, insomma. Vedremo un po' come verranno riaggiustate tutte queste discrepanze, vedremo un po' cosa avranno in mente. Io sono convinto che la serie TV su Loki si baserà proprio su Loki del 2012 che ha rubato il Tesseract, staremo un po' a vedere. E che dirvi ragazzi, è difficile immaginare cosa potrebbe esserci. Sicuramente un nuovo film sugli Avengers arriverà, sicuramente un New Avengers e sono convinto che andando avanti faranno anche un nuovo film su Thor. Altri personaggi che ora come ora potrebbero lasciarci, penso non ce ne siano. Altre morti emblematiche, dico. Già mi fa strano che sia morta Vedova Nera e secondo me in qualche modo potrebbero in futuro anche riportarla in vita. Non so come, ma secondo me potrebbero riportarla in vita. Non so come porteranno i mutanti sul grande schermo, però una cosa è certa: secondo me ci sarà una nuova morte epica come quella di Tony Stark quando avremo cominciato ad abituarci ai mutanti, agli X-Men o ai Fantastici 4, quando arriveranno e così via. Quando ci saremo appassionati a loro e magari ci risarà il film epico stile Endgame, allora potrebbe morire Thor, potrebbe morire un altro personaggio storico, potrebbe morire Doctor Strange. Però secondo me, prima di arrivare a un'altra morte emblematica, bisognerà aspettare un bel po'. Secondo me hanno le idee chiare i nostri creatori della Marvel, secondo me ci stupiranno ancora, però è difficile veramente dire cosa succederà dopo Endgame, perché è facile leggere i film che sono stati annunciati, ma cosa potrà succedere? Quali potranno essere i nuovi nemici in stile Thanos, che veramente non saranno i nemici di un film e poi basta, ma che porteranno avanti proprio la situazione di tutte le storie collegate fra di loro. Insomma, quale sarà il nuovo cattivone di turno? Sono molto curioso. Magari ora ci risaranno dei film di presentazione, perché dopo questa ondata di calore ci rinfrescheremo un po' con nuovi film di presentazione nella fase 4, tipo Gli Eterni e Shang-Chi. Magari invece poi ci saranno altri film sempre di successione alle storie che già conoscevamo, grazie a Guardiani della Galassia e al Doctor Strange 2 e Black Panther 2. Conosceremo il passato di Vedova Nera, però secondo me prima di arrivare al prossimo film potente potente, senza nulla togliere a questi che usciranno, che magari saranno bellissimi come mi auguro, dovremo aspettare un po', come le varie fasi ci hanno sempre insegnato. Secondo me bisognerà aspettare almeno la fine della fase 6, l'inizio della fase 7 per avere un altro film. Non dico ovviamente a livello di Endgame, perché per me per arrivare lì serviranno almeno altri 10 anni, ma almeno ad un film come Avengers, per me fra 4 3-4 anni potremo arrivarci. Forse anche prima. Sì, 2-3 anni, insomma, servirà un po' di tempo. Vedremo come si giocheranno le loro carte in tavola. E questo quindi è stato un po' il mio parere su quel che verrà dopo Endgame. Vi ho detto un po' i film che sono stati annunciati, vi ho detto quali saranno quali sono i miei pareri. Secondo me, ripeto, un nuovo film Thor lo farà sicuramente. Secondo me tornerà Chris Evans a interpretare Capitan America, non so quando, ma tornerà. Fatemi sapere anche voi. Secondo voi tornerà Capitan America? Secondo voi hanno davvero detto la parola fine all'Iron Man di Robert Downey Jr.? Secondo me sì, però un nuovo Iron Man per me potrebbe esserci, un degno successore. Parliamoci chiaro. Iron Girl sicuramente, Gwyneth Paltrow, ma secondo me ci sarà proprio anche qualcun altro che adopererà l'armatura di Iron Man. Chi potrebbe essere? È difficile a dirsi. È veramente difficile a dirsi, però per me un nuovo Iron Man ci sarà. E quindi rifaranno ovviamente un nuovo film su Iron Man, lo faranno, che continuerà le vicende che noi tutti conosciamo, ma chi lo interpreterà? Chi prenderà
l'eredità lasciata da Tony Stark. Certo, se Peter Parker non fosse Spider-Man, direi lui, però ho i miei dubbi, ho veramente i miei dubbi. Qualcuno sì, ma deve essere qualcuno che si merita quell'armatura. Magari è già qualcuno che noi conosciamo, qualcuno che ci verrà presentato in futuro. Però secondo me, Iron Man vivrà ancora. Non Tony Stark, ma Iron Man vivrà ancora. Perché può morire colui che sta dentro l'armatura, ma l'armatura non morirà mai. Sarebbe uno spreco tenere le armature lì a prendere polvere. Quindi chi lo sa, chi lo sa. Insomma, la mia un po' ve l'ho detta. Fatemi sapere anche voi se siete d'accordo con me, se su Chris Evans, anche secondo voi, faranno un nuovo film su Capitan America relativo alla vita vissuta con Peggy, se tornerà Iron Man, se Thor farà parte dei Guardiani 3. Vediamo un po', perché poi io sono curioso anche di quando collegheranno gli Eterni e Shang-Chi a questi che noi tutti conosciamo, perché comunque ricordiamoci che anche nelle prime fasi non erano ancora collegati i personaggi, anche quando c'è stato The Avengers, tipo i Guardiani della Galassia, che ovviamente non c'erano ancora stati, però allo stesso punto, anche quando c'è stato Age of Ultron, i Guardiani della Galassia non li conoscevano i nostri Vendicatori, si sono conosciuti per la prima volta in Infinity War. Solo in Endgame davvero c'è stato questo ammasso di supereroi messi insieme, c'è stata la reunion, proprio c'è stata la reunion pazzesca. Quindi anche secondo me ora, anche nella prossima fase, cominceranno a presentare dei personaggi, però prima di riunirli tutti insieme servirà un po' di tempo. Io ragazzi per una quarantina di minuti ho parlato, mi andava di parlare del post-endgame, perché Endgame ha veramente sovrastato tutto, ha veramente scoperchiato tutto, ha veramente scosso tutto e quindi sarà difficile immaginarsi un futuro che magari possa andare a collegarsi con Endgame, insomma. Io spero ancora di risentire Avengers Uniti! Mamma mia, i brividi in quella scena avevo, mi sono dimenticato di dirlo nella recensione, ma quella scena lì mi ha fatto venire dei brividi incredibili. Staremo un po' a vedere, staremo a vedere, ragazzi. Che dirvi, ragazzi? Grazie per avermi seguito. Fatemi sapere anche la vostra, se avrò altre cose da dirvi farò altri video nello specifico, visto che vedo che questi video che faccio sui supereroi vi piacciono. E quindi niente, grazie per avermi seguito, lasciate like a questo video se vi è piaciuto, ditemi la vostra, ovviamente contrassegnate con la scritta spoiler qua sotto se vorrete fare spoiler, ovviamente li farete se vorrete rispondere alle mie domande. E niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima recensione, che poi non era neanche una recensione, era una speculazione sul futuro dell'MCU, però vabbè, ciao ragazzi, ciao 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 ciao.